e ben ritrovati con questa nuova puntata di Edilizia Sicura. Durante l'appuntamento di oggi parleremo dell'uso corretto e della corretta manutenzione dei macchinari da cantiere. Spesso infatti le lavorazioni richiedono l'aiuto di macchine più o meno complesse per portare a termine operazioni che diversamente sarebbero difficili oppure addirittura impossibili. Questi macchinari però richiedono una seria manutenzione e devono saper essere utilizzati nel modo corretto, altrimenti il lavoratore rischierebbe di incorrere in gravi infortuni, talvolta anche invalidanti. Il datore di lavoro, nel momento in cui li acquista, deve scegliere una macchina adeguata alla lavorazione che intende svolgere. La macchina insieme con l'attività del lavoratore, ecco, costituisce poi dopo un sistema complesso che deve essere gestito correttamente. Il datore di lavoro deve valutare i rischi connessi all'utilizzo dell'attrezzatura, i rischi connessi all'ambiente in cui l'attrezzatura viene messa e i rischi interferenziali con le altre attrezzature che sono già in essere. Ogni macchina poi deve essere piazzata in cantiere seguendo in maniera pedissequa quello che sono le istruzioni del libretto uso e manutenzione. Non è possibile piazzare una macchina senza seguire nel dettaglio queste indicazioni. Una volta che ha piazzato la macchina, ne deve controllare preventivamente dall'uso, deve controllare il corretto posizionamento. Solo dopo che ha verbalizzato nel registro di manutenzione, nel registro della macchina, l'avvenuto e corretto piazzamento, può dare la macchina al lavoratore per essere utilizzata. La messa a terra si realizza con una rete di dispersori collegati tra loro mediante conduttori adeguatamente dimensionati. Se dotati di isolamento, i conduttori di terra devono essere di colore giallo-verde e devono essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche per evitarne la rottura. All'impianto di terra devono essere collegate le parti metalliche delle macchine e gli apparecchi elettrici in genere che possono trovarsi in tensione in caso di guasto. È indispensabile installare subito dopo il contatore un primo interruttore differenziale. Da questo, tramite apposita linea elettrica, si alimentano i quadri di cantiere dove sono ubicati prese e dispositivi di comando. I quadri di cantiere devono essere del tipo ASC, realizzati secondo le norme CEI e certificati dal costruttore. Le prese a spina sono protette elettricamente mediante interruttori differenziali ad alta sensibilità, che offrono anche una protezione aggiuntiva contro eventuali contatti diretti con parti in tensione. Mi sono fatta male sul lavoro nel settembre del 2008 e in realtà il motivo per cui uno si fa male il 90% delle volte è un attimo di disattenzione. Come dice mio padre, probabilmente io mi sono fatta male perché in quel periodo lì ero molto felice. L'infortunio è venuto in una maniera molto sciocca. Lavoravo come tutti i giorni da 5 anni su delle macchine che conoscevo molto bene e quando incominci a lavorare su delle macchine che conosci incominci a darle un po' per scontate. Stavo brossurando dei libri, una cosa che amavo moltissimo. Brossurare dei libri significa molto semplicemente incollare la copertina alla parte interna del libro. E un attimo di distrazione, una catena scoperta, io ho perso la prima falange del pollice della mano destra. E per che cosa? Per un attimo di distrazione. L'operatore deve sempre essere adeguatamente formato sull'uso delle macchine in generale. È importante che tutte le operazioni che si devono compiere con una determinata macchina siano sempre svolte nella massima sicurezza, non solo durante il normale utilizzo, ma anche nelle fasi di trasporto, carico, scarico, sollevamento, installazione, manutenzione e comunque in tutte le fasi non produttive. I costruttori di macchine da cantiere, da alcuni anni a questa parte, devono applicare la marcatura CE su tutti i loro prodotti e devono dotare tutte le loro apparecchiature di un vero e proprio libretto di istruzioni
per l'uso e la manutenzione. Il libretto riporta le informazioni necessarie per operare in sicurezza ed è un importantissimo strumento che l'operatore deve avere a disposizione antecedentemente al primissimo utilizzo di una determinata macchina. L'invito che do a tutti i lavoratori è quello di prendere il libretto di istruzione della macchina, di leggerlo accuratamente, di guardare quelle che sono chiamate in gergo le condizioni al contorno necessarie per appunto piazzare la macchina come si deve. Tutto quello che viene fatto sulla macchina poi deve essere annotato in questo registro e riportare nel dettaglio l'intervento eseguito e le modalità. Questo per ogni piazzamento. La clipper serve per tagliare materiali come il marmo, i mattoni e le piastrelle. La macchina è composta da un corpo e da un disco che, ruotando velocemente, taglia i materiali. La direzione della rotazione del disco, come indica la freccia che vedete disegnata sopra, è, come per la siega circolare, sempre verso il pezzo che si deve tagliare. Quando si taglia con la clipper, bisogna sempre utilizzare gli occhiali, la maschera, i guanti e le cuffie. Se vorrei diventare un bravo carpentiere, ferraiolo o muratore, dovrei imparare a utilizzare i macchinari con le protezioni previste e installate. Inizialmente potrebbe sembrarti che le protezioni ostacolino o rallentino il lavoro, ma con il tempo imparerai ad acquisire questa nuova capacità. Troverai in cantiere dei cattivi maestri, che ti diranno che le protezioni sono un impaccio inutile o addirittura pericolose, perciò sono da eliminare o neutralizzare, che nel lavoro basta avere attenzione e che contro la sfortuna non c'è protezione che tenga. Sì, è vero, centinaia di dita amputate dalla sega circolare potrebbero essere evitate con maggiore attenzione, eppure nonostante questo la maggior parte delle persone continua a distrarsi e a perdere le dita. C'è un rimedio alla distrazione? No, perché la distrazione è un meccanismo mentale inevitabile ed è utile al nostro cervello per difenderci dalla fatica, dai lavori ripetitivi, dal rumore eccessivo. Inoltre, ognuno di noi può avere a volte stati emotivi o preoccupazioni tali da alterare il proprio stato di concentrazione. In presenza di un'attrezzatura, ecco, ha necessità di un addestramento specifico. Questo addestramento specifico deve essere finalizzato proprio all'uso di quella macchina, all'uso di quella tastiera, all'uso di quel dispositivo, all'uso di quel piazzamento, e quindi deve essere documentato tramite un registro di formazione, un registro di addestramento che permetta poi, in tempi non sospetti, di dimostrare all'organo di vigilanza, magari durante un controllo o a seguito di un incidente, che tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. La crisi determina degli effetti talvolta paradossali. La necessità di risparmiare su tutto quanto sia possibile risparmiare fa sì che oggi ci sia meno cura della manutenzione degli attrezzi, degli utensili, dei mezzi, spesso anche pesanti, che servono per realizzare delle opere edili. Il pericolo che è insito in questa mancata manutenzione ricade direttamente, quindi l'usura precoce spesso, ricade direttamente sui lavoratori coinvolti nelle fasi lavorative, ma talvolta ha delle conseguenze anche sui cittadini. Allora su questo tema bisogna porre una particolare attenzione. Il risparmio talvolta, quando va a discapito dell'efficienza, della funzionalità e della sicurezza, si rileva poi essere un costo aggiuntivo che va assolutamente evitato per le aziende e per la salute e la tutela dei lavoratori coinvolti, ma anche dei cittadini. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Edilizia Sicura. Come sempre potete continuare a seguirci sui nostri social oppure consultando il sito www.edili.com. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e arrivederci alla prossima puntata, nella quale si parlerà della formazione sulla sicurezza sul lavoro.